Cercai di prendere il pezzo di m***a e lo buttai fuori dal finestrino perché eravamo in macchina. Ciao ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Vita Buttata. Il tema della puntata di oggi è la prima volta. Per un tema così importante ho deciso di chiedere aiuto in realtà non solo a una persona, ma a un gruppo di persone, un sinodo di individui che, come potete vedere dalle mie spalle, appartengono magari a un canale che qualcuno di voi seguirà. Non sono negli studios di casa mia, ma sono negli studios della Valle Spaziale, quindi senza bisogno di aggiungere altro, eccovi gli Space Valley. Fatemi un grande applauso. Questo va apparissimo, tipo magia del montaggio. Era quello che Ah, essere. Infatti non l'ho capito, però era bello, però, no, era molto rocambolesco e per questo ti ringrazio. Intanto ciao, scusa, ciao. Se non conoscete questo format è molto semplice, quello che facciamo è ascoltare dei messaggi legati a un tema in particolare e li commentiamo. Ok. La cosa migliore è partire subito con i messaggi che poi ci si scioglie e magari persone che magari hanno un bel bagaglio di esperienze potrà condividere con noi. Ok, Va ma bene? perché guardi me? Sta guardando solo te. Perché guardi me? Voi non lo sapete, ma Cesare ha un aneddoto per ogni cosa. E questo aneddoto solitamente ha a che vedere con la tanto Ma come ha fatto a sarà tutto bippato. Un bel equilibrio. Ottima sintesi. Accetto. Tra l'altro mi fa ridere che ci stiamo tutti pulendo i denti con la lingua e che siamo pieni ah, di sì, piedi. Sì. Se volete, cioè, si possiamo può continuare a mangiare. Ah, sì, possiamo continuare? Io per ora preferisco pulire il palato. Apri la bocca come coccodrilli. Ma di solito gli audio che ti arrivano sono tosti. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di veramente scoppiettante che tu Allora, dipende tanto dal tema. Ok. La prima volta si può spaziare. Esatto. Diciamo che si spazia in generale proprio a livello fisico. Ma voglio capire quanta responsabilità abbiamo noi. Zero. Possiamo dire e fare quello che vogliamo. Non abbiamo nessun limite. Siamo un programma family friendly. Questo cosa vuol dire? Che tutto quello che viene detto o viene bippato o tagliato. Perfetto. Abbiamo avuto Tommaso Zorzi, ragazzi, cioè potete dire quello che vi pare. Cesare, sei lui... libero. Cesare, no. Sono libero. Sei libero. Sono libero. Ciao, per il sondaggio, prima volta sarò veloce perché è alquanto imbarazzante. Primissima volta con il mio primo fidanzato in auto. Buio, mentre il tizio cercava la giusta via di entrata, fallendo più volte, a un certo punto si sposta, prende il telefono che all'epoca non aveva l'applicazione torcia e accende il display per fare luce, puntarmelo lì ed esclamare: dove c***o è questo b***o? Ma come? Io impietrita. Col Nokia 33. Questo era un minatore. Cioè... più che altro dire non trovo il b***o. Cioè, a me è quello che mi pare strano, nel senso, non lo dici, lo pensi, cioè... Ma gli punti la torcia, poi? Cioè, ti sembra? Adesso c'è il GPS, comunque, più tranquillo, cioè, un telefono di nuova generazione è più alcuni facile. Alcuni hanno il sensore che fa bip, 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 più ti avvicini. Quello del parcheggio. Ci sono anche certe macchine che hanno un dispositivo apposta, credo, che proprio rileva vicino alle doppie frecce. Quello è il cambio. Beh, va bene, grazie per l'amarezza, grazie per questo... Quindi, allora... Rispondi. Non è un telefono di qualcuno, magari ci abbiamo più contatto. Ah, è mio. È tuo? Chi è? Rispondi, Frank. Pronto? Buongiorno, sono Roberto dal centro assistenza di Amazon. Il corriere ha bisogno della sua assistenza per trovare dove si trova. Questa chiamata può essere registrata per motivi di addestramento. Il corriere ha chiuso la chiamata, mi dispiace che... Ma lui è molto vicino al punto di consegna. Andiamo a cercarlo. Grazie, scusi. Buon lavoro. A caccia del corriere! Grande, bravo corriere. Ciao Gu, ciao ospite. Volevo raccontarti di quella volta in cui eravamo in macchina e nulla, presi dalla passione, incominciamo a fare cose, ecco. L'unico problema è stato quando durante l'atto non so cosa mi successe, però No! Io ero presa dal panico perché non volevo fare una brutta figura, naturalmente. Cercai di prendere il pezzo di m***a e lo buttai fuori dal finestrino perché eravamo in macchina. Però lui se ne accorse e nulla. Grazie. Campionessa! Sono a posto così, cioè sì. Nel senso... Abbiamo fatto il video. Abbiamo fatto quei 10 secondi in cui sei lì che dici... What the fuck? Cercare... Poi sono fuori. Due prime volte in una. Era il classico effetto seppia. Cesare, Ti amo, ti voglio bene.
Ciao Gu, ciao ospite. Che dire, beh, della mia prima volta, ormai un bel po' di anni fa, posso solo dire che ricordo la quantità di capocciate che ho dato sul muro e il fatto di non riuscire a dirglielo. Cioè, tipo in questione, ma mi ricordo solamente il dolore della capoccia. È un classico, però fa impressione che non glielo dicesse. C'è chi apprezza. Io conosco una ragazza, per esempio, che si è fatta spaccare il naso contro un termosifone. Ma apposta. Sul serio? Apposta? Le piaceva, ma proprio nella foga. Un rilascio, cioè, di... lei non voleva che le spaccasse davvero il naso. Adrenalina go-go. Voleva che... Ma lei diceva continua. Lei ha fatto continuare, ha finito tutto quanto. Cioè, ha finito e le hanno chiesto, ma fai le Olimpiadi di box? No, è stata una serata un pochino così piccante. Ciao Gu, ciao ospite, scusate se parlo piano ma si è fatta una certa. Comunque volevo raccontare un aneddoto un po' particolare. Praticamente, avendo io un problema alla spalla destra, una lussazione cronica, che quindi ogni tanto, se faccio dei movimenti un po' inconsulti, la spallina mi scappa via, mi esce di fuori. Allora una sera mi ero portato con questa ragazza con cui mi frequentavo da un po', giunti finalmente al momento di consumare, abbasso il sedile, una volta sopra di lei mi fuoriuscì la spalla proprio nel bel mezzo dell'atto. Inutile dire che poi la serata ha preso una piega un po' imbarazzante, perché non mi si risollevò ovviamente più la situazione, sia per l'imbarazzo sia per il fatto che comunque ci misi un po' di tempo a far rientrare la spalla dentro. E niente, questa è una delle tante disgrazie. Ciao, un abbraccio. No, che ti esce la spalla. Esatto, un abbraccio. Immaginate la scena dove lui lo fa, no, gli bravo, esce la spalla e poi si rimette a rimetterla dentro. Posso spezzare una lancia a suo favore, però? Sì. Cioè, uno che è bravo a mettere di nuovo la spalla dentro, cioè, deve essere un cecchino. Di sicuro la torcia non la usa. Quello è poco, ma sicuro. E poi è un po' affascinante, no? Quel sapore di medico, di... Anche quel sapore dell'imprevisto, credo, sì, come sapere che cosa succederà. Magari a lei è piaciuto, poi. Non credo. Credo che il silenzio che ha seguito la conversazione abbia risposto. Dai. Sto ancora pensando alla spalla che esce. Una cosa. Io a lui che è un cecchino. Io a quella che ha lanciato la merda. Pensate. La mia prima volta e ora? Ricattato il ragazzo che mi piaceva. A lui piaceva una mia, non io. E io gli ho detto che se lui avesse fatto l'amore con me, io gli davo il numero di quella ragazza. E così lui ha accettato e ho avuto la mia prima volta e lui il numero della mia amica, che non se l'è filato di striscio. Per me questa tattica la usa forse. È un ottimo però, secondo me. Lei ha vinto. A me fa paura. Anche a me, cioè, inquietava sia la strategia, ma anche un po' come stava, come l'ha esposta, diciamo. Io la prima volta che ho fatto sesso ho scorretto e non mi si è quindi è stata una prima volta veramente di... Anche perché poi la ragazza mi ha lasciato il giorno dopo. No, però ci sta. Ho capito che erano collegata la fatto che non si è un palloncino, dici? C'è una delle due parti. C'è stata tipo una dispersione di energia. Questo video sarà molto difficile da montare. Nel senso. Perché sono tutte cose troppo hardcore, dici? Non ho sbagliato io a dire che Tommaso Zorzi fosse difficile. Volevo raccontarti della mia prima volta. Io spezzo una lancia a favore di tutte quelle ragazze che un giorno hanno deciso di scopare! Come suggerisce la mia amica, ci teneva molto. Sono arrivata a 24 anni senza ovviamente avere nessun tipo di rapporto, perché avevo deciso che dovevo farlo con la persona che amavo, ma questa persona da amare non arrivava e quindi a un certo punto ho detto basta. Il primo ragazzo che c'è stato ci sono stata anch'io e poi non l'ho più visto. È stato bellissimo, perfetto, e poi da lì in poi solo felicità, perché a un certo punto basta, no? Scopare! Non vorrei sapere la prima volta dell'amica. L'amica è tipo vino ronco proprio. Comunque è romantico che aspetti il ragazzo che ami, sì. Non credo lo faccia più nessuno. Beh, non l'ho fatto neanche lei alla fine. Però no, no, conoscevo questa ragazza che non voleva far l'amore se non con la persona che avrebbe amato, per cui girava la bistecca. Cioè? Questa similitudine alla bistecca si usa per un altro problema. Sì, vabbè, perché sangue. Quando... gira la bistecca, quando la bistecca al sangue si gira. Mamma mia, ragazzi. Questa è roba sua, eh? No, in realtà è sua. Qua
Non dico niente. Andiamo avanti. Grazie per il tuo contributo. No. Ciao Gu, ciao ospite. La mia prima volta è stata un completo disastro. L'unica cosa che ricordo è l'aria che faceva avanti e indietro. E io guardavo la finestra. Non vedevo l'ora di tornare a casa. È stata veramente orrenda. Che schifo. Spero che la battuta dell'aria che fa avanti e indietro voi l'abbiate capita. Stendiamo un velo pietoso sulle prime volte. Che ne dici? No, wait, non ho capito. Cioè, io sì. L'aria che fa avanti e indietro. Okay. Immaginati. No. Problemi, quello, problemi, diciamo, di salami nei tunnel. Sì, sì. Cioè, ce la... Sì. Ma tu, cioè, tu hai la capacità di dire quello che non dovresti dire. Cosa significa salami nei tunnel? Ma tu hai detto salami nei tunnel, ma che c***o è? Salami nei tunnel. Questa... Un salame nel tunnel cosa fa? Tocca il tunnel. No, allora. No, quindi era giusto. No, quello che ha detto Nelson in esplicito. No, era più. Ok. Uno che ci racconta una prima volta felice. Sì, io quella della cacca non l'ho vista turbata. È uno di quegli aneddoti che racconta ai figli, ai nipoti. Magari no. La nonna con queste mani. Voglio raccontare la mia prima volta. È stata bellissima. Il problema è che dovevo distrarmi dai fastidi. E per farlo ho dovuto recitare la trama intera del Gladiatore, compresi alcuni dialoghi. È stato particolare. Al mio segnale scatenate l'inferno. Ma scusa, scatenatelo. Ma comandante delle legioni Felix, generale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. È il mio film preferito. Le hai mai sbagliato durante il sesso? No. Per rimorchiare sì. Veramente? No. Hai dei pezzi da tenere di questo video. Ma a te non ti vengono mai crampi ai piedi mentre lo stai facendo? No. In sesso? Mai? No. Uccide. Ciao Guglielmo, ciao ospite. La prima volta che ho baciato il mio ragazzo è stata particolare. Infatti, dopo sei mesi di tira e molla, macelli in generale, finalmente ci baciamo. Si tratta più che di un bacio, di un limone durato 5 minuti più o meno. Alla fine di questo bacio epico lui mi guarda e mi dice: ok, adesso vado a vomitare. E ovviamente io sono rimasta malissimo. La verità è che lui aveva mangiato una teglia di lasagne e si è sentito proprio male. Cioè, in realtà lui dopo ha vomitato. Comunque noi siamo ancora fidanzati. L'amore. Immagino tutto lì verde che sta per scoppiare, si stacca e comincia. Qualcuno andava a vedere il Guinness del dei primati del limone più lungo? Sì, certo. Cioè, non lo so. Sarà tipo 27 ore. Secondo me giorni. Tipo 3 giorni. 2. Scrivetelo nei commenti. Scrivetelo nei commenti, fatecelo sapere. Prima di un bacio, solitamente ti mangi una mentina, esatto. Non una teglia di lasagne. Le lasagne sono più buone. Sono buone. Sì. L'energia per 5 minuti di limone. Will Wash. Allora, la mia prima volta è stata, non lo so, comica, perché tipo a mia madre mi sono inventata le peggio per dirgli voglio stare a casa da sola con me stessa, e il giorno dopo mi sono ritrovata un pacco di profilattici sul tavolo con scritto sotto lava i piatti. E vabbè, poi è stato, io ero un tronco, ho camminato come un pinguino per 2 giorni e ho creduto che oddio che sofferenza sta roba, ma che è così? No, ma che scherziamo, cioè niente, vabbè, bacioni, ciao. Ma che dolce. Ma mi ha messo una grande allegria. Sì, perché sì. Loro a casa l'hanno sentita modificata questa, la voce, sì, però noi l'abbiamo sentita, era pazzesca. Ma secondo me modificata è ancora più bella. Cioè è tipo Pingu. Lava i piatti con i preservativi. Sì, questa è strana. Dici, cioè se li mette tipo quando, uno per di là sull'altarino. Questo ho imparato. Buongiorno Guglielmo, buongiorno soprattutto Enrico, tutto bene? Ciao. Allora, la mia prima volta è stata abbastanza strana, perché questa ragazza che lavorava in un teatro, in pratica, per farla breve, l'abbiamo fatto proprio sul palco, perché era vuoto, diciamo, quel giorno. Niente, sono sul palco e dopo circa un'ora, mezz'ora venivano gli attori, uno degli attori è scivolato, insomma, ci siamo capiti. Ascolta, tu sul palco non pulisci. Pulisci. Potrebbe essere sapore al cetriolo, sono uguali alla fine. Però mica bello sul palco. Romanticissimo. Super bello. C'è anche una scena in un film famosa, forse in Ossì. Beh, Pasolini, non lo so. Comunque il problema della durata è comune a tanti italiani, quindi italiani, siccome gli italiani sono un po' un popolo sfigato da quel punto di vista.
Andiamo avanti. Mi limito soltanto a dirti che è durato di più quest'audio. Te l'ho detto che è comune. È comune. Questo, ragazzi, è dissing. Però... di solito ti dicono, vabbè, dai, non è un problema. Se invece è un problema, secondo me lo segna proprio nella magari sul momento. Nelson, è anche da ingenui non pensare che non lo sia. Io do un consiglio: fate finta di nulla e continuate. Io, infatti, questa cosa non l'ho mai capita. Se dura poco l'antipasto, cioè, adopera te. Lo rifai, aspetti un secondo. Vai. Ti prendi una siringa di Cialis. È una cosa sana. Ciao Guglielmo, beh, che dire, la mia prima volta è stata imbarazzante, sono stato quasi, come che si dice, liquidato, perché ero in camera con questa ragazza 2 anni più piccola di me. Sotto c'erano dei miei amici, mentre eravamo lì nell'amplesso e tutto quanto, a una certa parte la sigla di Gossip Girl e lei si blocca di corpo e mi dice: scusami, devo andare, c'è la mia serie TV preferita. Si è rivestita e mi ha mollato lì sul letto. Che cattivo. Cioè, ci rimani proprio male. Sì. Capirai per Game of Thrones. Effettivamente. Scrubs. Sì. Gossip Girl. Però sì. Raga, si dice tanto degli uomini che sono delle merde con le ragazze, ma le ragazze quando ci si impegnano... sì. Cioè, molto bene. Veramente distruggono vite. Ma vergognati. Cioè... oh, vergognati. Oh, ti devi vergognare. No, no, fai giusto, bene. Non è giusto che qualcuno lo dica. Il momento dove iniziò tutto, mia madre mi chiamò e mi disse al telefono se mi è successo qualcosa. Quando sono tornata a casa ero un po' scioccata da questa cosa, però alla fine è tutto a posto. Tutto bene, qualche finisce bene. Non ho capito. Ha perso bellissimo il tono di voce. Ma era così tutto quanto? Non c'è un messaggio prima? No. Ciao, ciao a tutti. Per la mia vita buttata per la prima volta Oh, e che? Ma cos'è? Di farlo perché mi scappo, vado a cagare. No, aspetta, non ho sentito. Io ho capito, ma forse è meglio non sentire. Sì, ok, sì, esatto. Andiamo avanti. Se non altro non l'ha lanciato dal finestrino, quindi bravo. Noi lo stiamo nascondendo, ma c'è a chi piace. C'è chi piace. Sì. E molto probabilmente sta tra noi sette. No, che poi pensano che mi mangio la No. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Non so se ringraziarvi. Io farei un applauso. Dai, un applausone. Grazie. Prima di salutarvi volevo dirvi che questo martedì è uscito un video nel loro canale, vi lascio il link qua sotto. Se volete vedere io che rischio di sbrattare ogni 2 secondi, andate sul loro canale, insomma, lasciate un pollice in su. No, non lasciate un pollice in su perché sennò devo masticare dei suoi tarzanelle. Detto ciò, ringrazio gli Space Valley. Grazie a te. È stato un piacere. C'era tempo. Che gran tempismo. E come sempre vi do un appuntamento questa domenica con un'altra puntata di Cucina Buttata. Ciao! Ciao.